Ehi, hey, bentrovati da Underlink 91 e bentornati su Captain Tsubasa Rise of New Champions. Continuiamo ovviamente la storia New Hero anche perché quella di Tsubasa ormai è finita. Nello scorso episodio la Germania ci ha asfaltato e prima ancora ci ha asfaltato l'America. Non male! Erano partite ovviamente scriptate per essere fatte apposta per essere perse, però da fastidio. E qualche ora dopo l'amichevole fra Giappone e Germania, ricordiamoci, ha arato, lo ricordo ancora una volta. Ragazzi, sta per iniziare l'amichevole tra Germania e Italia. Osservate attentamente l'Italia. Saranno i nostri primi avversari nel torneo? Vogliono provare schemi alternativi quelli della Germania. Dove ci vogliono male? Guarda lì che robino, guarda che roba. Ovviamente il portiere Paolo Hernandez. Il portiere non è niente male. Era Paolo? No, Gino, vabbè. Gino Hernandez. Ha fermato quel tiro senza problemi. Insomma, i giapponesi fanno schifo a calcio. Avete capito? Questa è la metafora. Ma come ha abbassato la guardia? Ma sul serio fate? Chi è questo? Leonardo Lusciano. Ah, ok. Tocca a me. Tranquillo. Era calmo, quindi l'ho fatto abbastanza calmo. Chi è il numero 10 italiano? Alessandro De Piero. È un attaccante di una squadra del sud Italia. Napoli? Bar? Lo fermo io. Levati di mezzo. What? Wow, che cos'era quello? Ma che? Mi ha superato. Fatevi sotto, pivelli. A voi ci penso io. Vi farò abbassare la cresta. Ragazzi, questo è il top dei top, Insomma, voglio dire. Ma chi è questo? I nostri difensori non riescono a prenderlo. Pronti? Vediamo un po' il tiro. A rilento. Ma come bel tiro. E voi dovreste essere i favoriti, ma fatemi il piacere. Perché ricordiamo nell'82 Italia-Germania. Avete perso. Fatto beh! Attenzione, perché due partite e due sconfitte va tutto come previsto. Ah, quindi loro hanno messo proprio in conto la sconfitta. Ah, ok, che c'è Matsuyama? Ti andrebbe di allenarti un po' con... C'è un po' di allenamento. Chi è? Ah, loro due. Mitsugi e Yuga. Vi allenate di notte? Non avete... Ne avete di energia. Potrei dire lo stesso di voi. Beh, io ormai mi sono ripreso dalla fatica della New Hero League. E ho capito che se voglio allenarmi a meglio per il torneo devo darmi da fare. Devo anche pensare alla formazione. Abbiamo ancora un amichevole da giocare. Quindi sarai anche il nostro allenatore? Notevole. Ma no. E Yuga, cos'è quella palla nera? Ah, ok. È tre volte più pesante di un normale pallone da calcio? Ma vi ricordate dove erano le palle nere? Sì, quindi hanno spudoratamente copiato. Volevo rinforzare le mie gambe e aumentare la potenza del tiro della tigre. Oh. Sì, ma tre volte più pesante di una palla normale... Non è tanto pesante, insomma. Pallone da basket, forse? Pare di sì. Non solo noi. Arriva qualcun altro, vabbè, insomma, ragazzi, qua fanno la mucchiata di allenamenti proprio. Tsubasa, ti pareva. Ci fate tutti qua fare a quest'ora? Potremmo farti la stessa domanda. Siamo venuti qui ad allenarci. La stessa cosa che fai tu. Il nostro unico desiderio è vincere lo Junior World. Junior Youth World Challenge. Non so parlare oggi. Mi si intorcina la lingua a dire quel nome. Junior Youth World Challenge. Chi è? Mi ero dimenticato di Taro. Ah! Scusa se non mi sono più fatto sentire Tsubasa. Non siete affatto cambiati, vi ho riconosciuto immediatamente. Mamma mia. Qua, se c'è Taro, è fatta con Taro e Tsubasa in attacco. Boom! Vi ricordo che loro hanno il tiro combinato, raga. Quindi ne vedremo delle belle.
Perché si abbraccia con Serte dietro come un vecchietto? Però con Misaki possiamo provare delle nuove tecniche, eh? Come il tiro combinato, per esempio. Sarebbe ora di rispolverarlo. Dopo 3 lunghi anni. Saranno ancora in sintonia? Guardate. Uno o due da manuale. Ci faremo. Ovvio che faceva gol. E vai, grande! Beh, passaggio. Ho ottenuto All Japan Twin Shoot. Oh, credo! E anche con Misaki. Nankatsu Golden Duo, tecnica di Tsubasa. E anche di Misaki, ovviamente. Sì, ragazzi, loro due faranno scintille. Ed è il giorno della partita. Contro l'Uruguay. Ah, un'altra amichevole. Quindi tre amichevoli, l'ho detto io, tre amichevoli. いよいよ始まる一戦に期待は高まるばかり。全日本対ウルグアイ。ここスタークラウンスタジアムのサブグラウンドはわき返っています。闘志をみなぎらせる選手たち。その熱気がこちらまで伝わってきます。センターラインを挟んで両チームにらみ合い。開始の笛を待ちきれないといった様子。 Bon. Boh, ragazzi, ce la facciamo subito. Ma che fa? Ma che fa? Sì! Con come? Ma scherziamo? Quanto corre? Che è un treno? Siamo male, raga. Siamo proprio male. Niente, passala. Purtroppo non si può annullare il tiro. Vega. Le grasse risate. Ma cosa? Non era tiro guidato? Ehi. Non avere paura di prendere la palla. Non avere paura. Non avere paura? Ti pozza piana cacarella. Proprio di quelle potenti. Ma ti deve lasciare sul bagno per tutta la giornata. Ma che dove? Dove è arrivato in quel... Ma Tsubasa, ma roba palla. Ma perché gli va lì poi non conclude? Ma ho premuto R, no? Dico per schivare, no? Gliene frega proprio niente al gioco. Nulla, nulla. Tiro guidato! Ma sì, che giro ha fatto? Ma dai! Ma che giro ha fatto? Tiro della tigre! Gol! Grande! Oh, che bello! Non me l'aspettavo facesse gol! E vabbè, però, dai, quello era intercettato! Ma che cavolo! Dov'è Link? Perché sta di qua, Link? Chi è che viene di qua? Vaffan bagno, allora! Proprio di cuore, te lo dico. Kashimazu! Grande Kashimazu, quando sei bravo! Vai. Pezzetto di cacca proprio, eh. Ancora. Ma che gol di finezza cosa? Ma per favore. Non me l'aspettavo. Effettivamente non me l'aspettavo che lo evitassi. Dico, mi prendono sempre. Dico, no, sai. Una volta che non lo fa. No, perché lo sto pur ricaricando? Maledizione.
Prima o poi entrerà in porta un'altra volta, no? Con Yuga si può, dalla vicinanza! Mamma mia, Yuga! Yuga, cannoniere! Il gioco dice, vabbè, sai che fare, no? Dice, facciamo fare la partita con Taro Misaki. E quindi, no? Deve fare gol in quella maniera, e invece no. Che caspiterina proprio, eh. Ma guarda, te le tira fuori con le pinze, eh. No, va. Quanto so bravo. Col tiro a banana. Si chiama tiro a banana per davvero, non sto scherzando, non è una battuta. Ma dai! Come me l'ha presa? Mi ha fatto il giro tondo e abbia preso la palla. Ma che cos'è? Che cos'è? La palla è mia amica. Sì, però. Tiro guidato. Facciamo gol. Però gol. Cioè, un tiro del genere, ragazzi, non esiste. Se fosse fatto nella vita vera, sarebbe imparabile. Però questo da dietro fa le spallate atomiche che mi scardinano la gabbia toracica da dietro. E guarda, sì, vabbè, dove è scivolata fuori. E combini, Nitta! Come? Che cos'era? Ma no! Ma stava dietro tipo di un metro! Ma scherziamo? Ma è inconcepibile! Potevo fare un altro gol! Ma ragazzi, ma cose dell'altro mondo! Cerchiamo di fare un altro 2 gol. Poi è bello anche il campo che rimane tutto sfasciato, no? Sì, ti piacerebbe, eh? E il portiere non pare del gol! 3 gol! 3 gol di Yuga! Vai! Tsubasa anche è carico. Sì, però ci voleva Misaki lì vicino. Che cosa fai? Cos'è quello? Facciamo con Matsuyama. Tiro dalla distanza, Matsuyama. Tiro dalla distanza. Non lo facciamo. Ishizaki, ci sei tu in difesa? Te lo ricordo, giusto nel caso tu ti fossi dimenticato, no? Sai com'è, a volte può succedere che ci si dimentichi. E vabbè, ero scarico, non è che potessi pretendere chissà cosa, Non c'è nessuno lì! Perché lo fai lì? Era un po' fuori. Cioè, almeno riconoscilo, no? Era abbastanza fuori, sì. Ok, cioè tiro, però con chi lo fa quel tiro lui? Che si butta, si tuffa, ma fosse arrivata una palla di cannone. Sbattilo via. Niente, non ce l'ha. Tiro guidato! Drive shoot! Non l'ha visto proprio, non era neanche pronto. Ragazzi! Allora è l'Uruguay che fa schifo. Non è il Giappone, è l'Uruguay che fa schifo proprio. Sono gli altri che sono forti. Cioè, giochiamo così, lo distruggiamo. No, Yuga! Kazuo! Dov'è Masao? Ecco, stava qui Masao! Potevo fare gol! Ah, bene! Guardalo! Va bene. Ragazzi! Ma che cosa fai? Maledetto! Captain!
Vai Link. Il mago del dribbling. Ma dai! L'avevo dribblato con ZR, quello che fa scena per essere più forte, no. 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 Il gioco dice no. Devi perdere, Andre Link. In un altro posto gioco gli dico fottiti. Vediamo un po' che succede, se glielo dico. Sì, vabbè, per chi era quello, Andre? Chi cavolo era? Allora, Masao, sto qua, Kazuo. Zunna, ragazzi. Proprio quando è? Di coccio? Di coccio? Cito! Do corri in difesa, vagli contro! Bello, bello quello. Bello, Nitta. Bravo. Però Misaki. Ah, uno. Due. Tre. Quattro. No, stavo continuando a caricare. Ma a volte carica, a volte no. Io non so mai cosa fare. Ma perché? Sì, vabbè. Quello era intercettato, Tsubasa si fa in avanti per qualche astruoso motivo e non prende palla. Bravi. Ragazzi, sto gioco è fallato, secondo me. C'ho la versione fallata. L'unica versione fallata a me è capitata. Scommettete? Sì, però superiamo gli avversari. Gliela passa perché non si sa che stanno a combinare. Vabbè, finita 4-1, insomma. Un po' distrutti gli avversari, Leggermente. E allora, ce l'abbiamo fatta, è la nostra prima vittoria. Siamo stati tutti quanti bravi, il nostro duro lavoro, tutti i frutti. Ragazzi, siamo dei grandi. Abbiamo proprio asfaltati. E sicuramente questo sarà il livello anche delle prossime sfide. Forse appena una punta più difficile, ma non credo. Pensava che ci avrebbe rallentato, ma se tu sei più bravo, Misaki. Tu Misaki, ti perdoniamo tutto. Ma solo Misaki, gli altri sono delle pippe. Il mister dice che potrei fare di più in difesa. Va bene. Come vi ho fatto a perdere con quelli? Beh, non lo so. Grazie, Victorino. Quella di oggi è stata una splendida partita. Hai dimostrato una velocità incredibile. Mi ha sorpreso vedere qualcuno correre così. Ne era solo un amichevole. Aspetta di vedermi in un vero incontro. Non vedo l'ora. Facciamo del nostro meglio, ok? Ok. Tutto contento, Tsubasa, lui no. Aspetta un attimo, che c'è? Tu giochi come un sudamericano, l'ho detto. Dove l'hai imparato? Ah, giusto. L'uomo che mi ha insegnato a giocare a calcio era brasiliano. Questo spiega tutto. Io nutro un grande affetto per il Sud America. Mi ha fatto molto piacere giocare contro di voi oggi. Ci vediamo. Matane. Bon. C'è una persona che vorrebbe... Ah, Genzo, sei qui per me? Grazie. No, c'è Katagiri che mi fa... C'è una persona per te. Signora, c'è un uomo per lei. Meme, un po' vecchio, ma fa ancora effetto. Wakabayashi! Ma è la squadra. Perché allora proprio me inquadrava? Ciao, ragazzi, non ci si vedrà un po'. Sono passati 3 anni, altro che un po'. Non devi chiamarmi capitano, non siamo più alla Shutetsu. Finalmente abbiamo risolto i problemi con il suo club, quindi da oggi sarà con noi. Ragazzi, Wakashimazu e Wakabayashi in porta. Proprio il muro, abbiamo un muro enorme. Allora, che facciamo? Ci alleniamo un po' su noi stessi? Esploriamo il nostro corpo? È un potenziale eccellente, non sprecarlo, non lo farò.宿舎入りは俺たちが最後だったよ。それだけの準備を俺たちは重ねてきたということだ。フランスで行われるはずだった国際ジュニアユース大会。
それを奪われた屈辱を晴らすためにな。おああ、その通りだ。俺様に任せとけ。目標は全試合ハットトリックだ。守備は俺が引き受けた。一点もやりはしない。俺たちの目標はただの優勝じゃない、全勝しての完璧な優勝だ。おー！